È stato un percorso non banale, mettere ovviamente qua una seconda base nell'estremo levante della Liguria del nostro elisoccorso, un'estensione del servizio già operativo a Villanova d'Albengo che ci consente oggi di avere coperta l'intera Liguria da Ponente e da Levante con il servizio di centralizzazione verso ovviamente i grandi hub ospedalieri, il nostro IRCCS San Martino, il Gaslini e quindi per diciamo le complicazioni sanitarie più gravi. Questo ovviamente risparmia un tempo importante nei trasferimenti di eventuali degenti da questa zona della Liguria, ci fa risparmiare il viaggio ovviamente da Genova verso qua e ritorno. Per tutte le malattie tempo dipendenti vuol dire una certezza di un intervento assai più appropriato e assai più efficace. Ci saranno ancora 2 mesi di lavoro, è stato ordinato l'hangar, asfaltare il piazzale, dopodiché da inizio primavera il servizio sarà pienamente operativo. Sarà H12 perché era il massimo dell'estensione della gara vigente che potevamo fare senza violare ovviamente i codici degli appalti. Tra 2 anni questa gara sarà scaduta, andremo al rinnovo dell'intero servizio, sia quello di Villanova d'Albenga sia quello di Sarzana che resterà in modo indefinito per sempre e quindi in quel caso ovviamente sarà coperto anche il notturno da entrambi i velivoli. La trasformazione di questo piazzale in un eliporto per il soccorso è una cosa importante per tutta la comunità, ma anche per l'aeroclub. Sì, effettivamente è proprio così, è stata una grandissima opportunità per noi e per tutta la comunità, è stata fortemente voluta da tutta la comunità, in primis dal presidente Toti della Regione Liguria, e in accordo con le autorità civili e militari, nonché il sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, e tutte le autorità sanitarie, locali e regionali, siamo riusciti ad avere questo soccorso con il 118, perciò un elicottero HMS che collegherà in maniera fruibile e rapidissima tutte le zone del Levante. Per quanto riguarda lo sviluppo dell'aeroclub, l'HMS, il 118 all'aereo soccorso, porterà un forte incremento perché intanto garantirà l'apertura e la fruibilità aeroportuale delle attività ludiche e sportive 7 giorni alla settimana. Ci saranno i nostri uomini che garantiranno l'handling e l'antincendio, diciamo, e tutte le operazioni di terra.